Scusami, Renà, ma tu a Messina tu faresti un bel quartiere a luci rosse? Perché prima parlavamo di prostitute. Ah, stiamo arrivando alla luce rossa. Ma guarda, la libertà delle persone deve essere garantita sempre. E uno col proprio corpo, chiaramente possiamo, quelli che chiaramente si costituiscono, che sono obbligati, chiaramente... Vabbè, quello è un'altra cosa, sì. Ma tu a Messina, certo, per esempio, lo faresti un bel quartiere a luci rosse? Ma perché no? Perché chiaramente bravo, è molto bravo. Meglio il quartiere a luci rosse che tutto quello che succede... per le strade, diciamo, cioè la legalizzeresti, i bordelli li faresti, potessi no, farli. No, lo sfruttamento chiaramente della donna sotto ogni punto di vista. Per libertà ognuno può fare quello che vuole. Ti sei mai fatto delle canne in vita tua? Guarda, io non ho mai fumato sigaretta normale, ho fatto due boccate a 12 anni e l'ho buttata. In India mi sono trovato in un posto dove c'era un rituale, sì, che abbiamo passato anche lì, non una canna, un cannone. Ho fatto tre tirate perché eravamo in quella cerchia, ma a me dà fastidio il fumo in generale. Sì, però qua in Italia qualche volta qualche canna te la sei fatta, come in India. No, ti ho detto no. Perché... Però la legalizzeresti la droga leggera? Ma questo non c'è alcun dubbio. E andiamo, lo sapevo. Ma questo non c'è alcun lo dubbio. Lo sapevo. Ma qual è il problema? Ma pure la cocaina legalizzeresti? Guarda, la cocaina bisogna fare un percorso in quelle pesanti, sì, bisogna fare un percorso controllato. Però anche lì la cocaina di Stato non ti dispiacerebbe, la cocaina di Stato. Ma deve essere controllata per mettere in condizione le persone e poi di aiutare veramente, perché sì, la dipendenza... Però pesante, tu dici meglio per prosciugare, no, il terreno dove operano, così se lo Stato si cominciasse a spacciare cocaina sarebbe quasi meglio. Bruciamo totalmente gli affari della mafia che hanno inquinato tutte le altre cose. Ma come li bruciamo? Con la legalizzazione o no? Con la legalizzazione ovviamente. Pure della cocaina, certo, dici, no? Certo. Quello gli brucia completamente gli affari. Pensate che ho dato una casa in deroga alla graduatoria, il sindaco ogni tanto lo può fare, l'ho dato a una famiglia... In deroga alla graduatoria, ai Rom! Lo puoi fare, e se lo dai a una famiglia... Ma ci sono gli italiani che hanno gli italiani... Come sindaco, non ti danno più un voto, ma non mi basta per l'anticamera del... Perché fare queste cose qua mi sembra talmente giusto che non faccio calcoli dei voti... Amico mio,